Continuiamo questa terza e ultima parte sulle funzioni, utilizzando sempre la presentazione che ci è gentilmente offerta dalla Zanichelli, dal nostro libro. Quindi, nella parte 3, la prima cosa che vediamo è quella delle funzioni composte. Beh, questo è un argomento abbastanza, importante e, insomma, merita, ma a parte la presentazione, andrò a fare qualche esempio. Perché che significa comporre due funzioni? Noi prendiamo due funzioni che, come dire, vengono indicate come elementari. Qua vedete già un esempio, una f di x che è semplicemente 1 su x, il reciproco del numero, una g di x che è x più 1, quindi la g di x più 1, e le vogliamo, dice a uso sto termine, fondere insieme, ok? Comporre. Chiaramente ci saranno due modi per comporre, e vedremo. F composto con G o G composto con F. E tra l'altro, non sempre, qualche volta capita che siano pure la stessa cosa, ma nella maggior parte delle volte non è la stessa cosa. Però dobbiamo chiarire che cosa sono queste composizioni. Lo faccio chiaramente usando direttamente la linea. Quindi, mo prendo gli stessi esempi, quindi 1 su x, x più 1. Quindi abbiamo F di x uguale 1 su x. E g di x uguale x più 1. Ok? Iniziamo a vedere, per esempio, f composto con g. Si indica con un pallino proprio, è proprio un cerchietto, non è una O. E si legge appunto f, vabbè, f composto con g. Ok? Chiaramente l'operazione, come dire, non inversa, insomma, l'altra composizione che si può fare utilizzando queste due funzioni è G composto con F. Ok? Qual è la differenza? Mo andremo a vedere. Per esempio, iniziamo proprio da F composto con G. Beh, nel fare F composto con G, noi dobbiamo fare una cosa. Dobbiamo prima mettere, allora, la F, quindi questo qua come può essere scritto? Infatti, lo vi faccio vedere. Scusate un secondo. Vedete, qui ci indica pure un po' come viene scritta la cosa. Vedete, f di g di x. Ok? Vediamo un po' se non vorrei, insomma, scambiare le cose. F di, sì, ma è questa qui. Vedete, f di g di x. No, torniamo qui e vi faccio vedere. Quindi, dicevo, può essere scritta come f di g di x, ok? Dove notate una cosa, praticamente l'argomento della f non è più semplicemente una g, no? Solitamente siamo abituati a f di x, ma è a sua volta una funzione, ecco perché f di g di x. Ma uno dice, e come si traduce tutto questo, come dire, chiaramente in ciò che andiamo a fare? Quando abbiamo f composto con g, la prima funzione che dobbiamo andare come dire, ad osservare è proprio la g. In che senso? Vedete, la g che cosa fa? Prende un numero x e lo fa diventare x più 1. Quindi prende un numero e va a prendere il suo successivo. Allora, quale funzione sia? Qua mo uso una notazione che non abbiamo mai usato, lo scrivo sopra. Vedete? Stiamo scrivendo un po' la stessa cosa di qua su, se ci riflettete, perché che ho scritto? Che preso un x, chiaramente ripeto, è insomma, una schematizzazione leggermente diversa, però tra un attimo capirete perché scriviamo così. Quindi prendo una x e gli associo x più, va bene? Anzi, facciamo una piccola cosa, scusate. E cioè scriviamo anche chi sono gli insiemi da cui partiamo. Diciamo che qui abbiamo l'insieme dei numeri reali, quindi che vale nell'insieme dei numeri reali. Ok? E quindi come vabbè, sta Gimo, la potremmo pure spostare sopra, facciamo così, mettiamola lassù, non cambia nulla, ma ok, va bene? Quindi prende x e gli associa x più. Questo qua, diamogli il nome di Y, va bene? Mo, a questo punto dobbiamo applicare la F, quindi la R in R, la F viene, come dire, adesso vedete una cosa, guardiamo la funzione come fosse solo questa,
Allora, la funzione f che cosa fa? Prende un numero e ne fa il reciproco. Quindi, se il numero l'abbiamo chiamato y, vedete, ho detto prendo sto x più 1, lo chiamo y, che cosa fa? Gli associa 1 su y, ok? Perché questo fa la f, prende numeri e, cioè, se prendo 3 lo associa un terzo, prende un terzo gli associa 3, ok? Quindi ne fa sempre il reciproco. Però arrivati alla fine, perché qui stiamo praticamente alla fine di questa prima composizione, vedete una cosa, ci ricordiamo, ma y chi era? Cioè abbiamo scritto qua, era x più 1, quindi che sarà 1 fratto x più 1, ok? Quindi riepiloghiamo f di g di x, cioè che sarebbe f composto con g di quelle due funzioni, sarà 1 fratto x più 1. Va bene? Vedete come si sono fusi insieme? Una faceva solo il reciproco, un'altra faceva il successivo. Che abbiamo fatto? Che è venuto fuori il reciproco del successivo. Ok? Quindi questo è f composto con g. Adesso andiamo a vedere g composto con f, sempre con le stesse due funzioni, eh? Quindi che erano, le riscrivo qui per non risalire sopra, f di x uguale 1 su x, g di x uguale x più 1. Ok? Nel fare g composto con f, questo qui è uguale a g di f di x. Riscriviamo un po' come era qua. Oh, qui sto indicando di ognuno dominio e codominio. Eh? Allora, adesso che devo fare? Devo fare prima la f e poi la g. Quindi nel G composto con F. Quindi quando vedete G composto con F è sempre la seconda. La F che faceva? Prende un numero X e gli associa il suo reciproco. Va bene? Questo qui lo chiamiamo Y. Che cosa fa la G? Prende un numero, vedete, immaginate Y, e che cosa gli associa? Y più 1, no? Ok, quella lettera X è solo una lettera, come dire, così, che indica in qualche maniera un numero, cioè non è che è un numero ben preciso, ne rappresenta l'infinità. Quindi ecco perché insisto, vedete, notate su questa lettura, cioè io non leggo g di x uguale x più 1, ma dico la g applicata ad un numero, o che si chiami x, y, z, non mi interessa, applicato ad un numero lo incrementa di 1. Ok? Perché questa chiave di lettura diventa essenziale qui. Perché la G, appunto, dicevamo, prende questi y e lo fa diventare y più 1. Ma y chi era? L'abbiamo scritto qui. Vedete? Era 1 su x, quindi è diventato 1 su x più 1. Va bene? Beh, notate che non è la stessa cosa, perché insomma, se andassi pure a risolvere qui, vi ricordate con le espressioni, qua che verrebbe x 1 più x, che non mi sembra essere uguale a questa roba qui, ok? Beh, questo vedete ci dice già una cosa importante, che f composto con g, normalmente, perché capita in qualche funzione, quindi normalmente, okay, è diverso da G composto con F, cioè l'ordine conta e come, va bene? Quindi queste sono le composizioni, poi faremo tanti esercizi per capire un po' che cosa. Qui fa uno schema, vedete, l'ha messo un po' diversamente, ha messo in mezzo la G, vedete, X gli associa X più 1, la F poi che faceva? Prende il numero e ne fa il reciproco, il numero che ha preso x più 1, però sinceramente ritengo più funzionale il mio schema, che poi, ripeto, avremo modo di fare tanti esercizi su questo. Non commutatività della composizione, l'ho appena detto, cioè f composto con g e g composto con f, vedete che dice qui, in generale no, non sono la stessa funzione, ma già un esempio l'abbiamo visto, no? Perché ad 1 c'era venuto. Avete visto? Scusate un secondo, ci ritorno. Ad 1 c'era venuto, dove stanno? Vedete, c'è venuto sta roba qui, e all'altra c'era venuta sta roba qui. Insomma, non lo sfido a dire che è la stessa cosa. Però
perché qui era il reciproco di x più 1, qua il reciproco di x a cui aggiungo 1, che non è appunto la stessa. Le funzioni biunivoche. Beh, questo è un concetto che in realtà noi già abbiamo visto. Vi ricordate quando abbiamo visto le funzioni iniettive e suriettive? Che ripetiamo velocemente. Una funzione è iniettiva quando comunque presa una coppia di valori nel dominio non hanno lo stesso corrispondente. Ok? Cioè praticamente nella funzione iniettiva non è possibile sta roba qui, ok? Cioè se fa così è una funzione, quindi, ma non è iniettiva. Quella invece suriettiva, che cosa faceva? Preso un qualunque valore del codominio, ricordate a suo tempo dicevamo A e B, ma adesso sono praticamente diventati sempre tutto R, R ed R, dicevo preso un valore del codominio, praticamente devo vedere se ha almeno un corrispondente. Quindi se è così è suriettiva. Quando è suriettiva, insieme quindi, si dice biiettiva. Che possiamo racchiudere con sta cosa, cioè per ogni x appartenente ad A esiste un unico b appartenente a B, tale che f di x, ho messo, scusate, vabbè, mo, uguale b, mo, per mantenere questa notazione, ok? Perché nel dire esiste un unico, diciamo quindi, questa è la classica definizione di funzione, ma poi vale anche il viceversa, no? Quindi per ogni b appartenente a B esiste un unico. Vabbè, ho iniziato a mettere sta x, la lascio, era meglio mettere una piccolina, tale che stessa cosa, f di x uguale b. Va bene? Quindi è comunque soddisfatta la condizione di funzione, ma questa qui invece è quella di biiettiva. Va bene? Cioè che dice? Vedete, normalmente se vi ricordate, nella suriettività non c'è, esiste ed è unico. Dice solo esiste, come dire, almeno un x. Quando diciamo è unico, diventa anche biiettivo. Ok? Questo è un po' il concetto di biiettività, di biunivoca. E questo è strettamente legato a che cosa? Al concetto di funzione inversa. Una cosa, giusto una brevissima parentesi, questo tutti argomenti, quello della composizione. E questo soprattutto perché quello della, diciamo, biiettività si vede poi attraverso anche le funzioni inverse. Quindi è quest'altro concetto, insomma, c'è da lavorarci. Io adesso sto facendo solo una presentazione teorica con qualche banale esempio. La funzione inversa qual è? È la funzione dove vengono scambiati, cioè se io ho una f che va da A in B, okay, che ad ogni x associa una certa legge. Quella che chiamiamo funzione inversa viene indicata con f alla meno 1, che non è un esponente, cioè è la funzione inversa, cioè non mi fate sentire che f alla meno 1 è tipo 1 su f, perché è proprio un obbrobrio. Quando c'è quella elevato alla meno 1, insomma, però per le funzioni, ha come come dire, il modo solo per indicare che è una funzione inversa. Do la funzione inversa che cos'è? È quella funzione che da B va in A, cioè proprio scambiamo, no? Ricordate proprio i diagrammi di Venn, adesso parte da qui, parte da B, dove ad ogni y, per così dire, del codominio andiamo a vedere l'x, se esiste, perché non è detto, no? Vi ricordate, lo dicevamo qualche minuto fa, se la funzione non è biiettiva, cioè se stanno dei pallini in B che non hanno corrispondente, è chiaro che non può esistere la funzione inversa. Perché? Guardatela, ripeto, da questo punto di vista, no? Come se B fosse il dominio e A il codominio. Questi valori possono permettersi di non avere un corrispondente? E no, non è proprio una funzione. E quindi ecco perché diciamo che non esiste la funzione inversa.
Quando invece abbiamo una funzione, come si calcola la funzione inversa? Allora, abbiamo, immaginate, che ne so, 3x più 5. Ok, oh, questa l'avrei potuta scrivere così, però lo capirete tra un attimo perché ci è funzionale così. Oh, ad ogni x lui associa 3x più 5. Ok? Questo valore lo chiamiamo y. Quindi questo è a e questo è b, che ripeto, normalmente è r ed r. Come si fa a trovare la funzione inversa? Cioè noi dobbiamo fare f la meno 1 da b in a e qua ci dobbiamo scrivere appunto che ad y associa che cosa? Dobbiamo trovarla. Come si fa a trovare la funzione inversa? Per trovare se esiste, poi ce ne accorgeremo tra un attimo, la funzione inversa, dobbiamo esprimere la x in funzione di y. Ok? Cioè che significa? Vedete l'espressione della nostra funzione? Da qui mi devo ricavare la x. Quindi che diventa? Scambiamo le cose, meno 3x uguale meno y più 5. Va bene, ognuno l'ho portata non nell'altro membro. Se voglio togliere sto segno, qua diventa y meno 5, non ho tutto cambiato di segno. Poi divido tutto per 3, che ottengo, poi chiaramente se ne va, x uguale y meno 5 diviso 3. Ok? Allora, questa qui è la funzione inversa. Ovviamente, quando andiamo a dire f alla meno 1, allora uno può dire, e qui è importante, cioè quella x cos'è? È semplicemente, come dire, il nome che diamo ad un'incognita. Va bene? Cioè, è un nome fittizio. Più volte ho detto x, y, z, abc. Avremmo potuto chiamarlo, cioè lo so che in matematica da sempre pure voi siete abituati che quando c'è un'incognita chiamiamo a x. Ma c'è un motivo particolare? Assolutamente no. Cioè, potremmo dare qualunque nome. Perché però adesso sottolineo sta cosa dell'incognita? Perché vedete, rileggiamo quello che abbiamo trovato. La funzione inversa che cosa fa? Prende un numero, perché ha preso y, ok? Ha fatto diventare y meno 1 fratto 3. Cioè noi potremmo a questo punto ridire, perché a mascrive sta cosa? Noi la funzione diretta, vedete, l'avremmo scritta così: y uguale x meno 5 fratto 3, capito? Cioè presa l'incognita x, gli toglievamo 5 e dividevamo tutto per 3, ok? Per riuniformare, perché potremmo pure lasciare così, cioè f, vedete, cioè quello che abbiamo scritto è f alla meno 1 di y uguale y meno 5 diviso 3. Ok, è esattamente questo. Mo che ci dice il buon senso? Siccome per noi, dove sta scritto che le x, le incognite stanno per forza nel, come dire, in quello che era l'insieme di partenza in A? Non posso dire prendo un numero incognito x, capito, nel codominio. E di qui vedo che cosa mi ritrovo. Capite che voglio dire? Ecco perché ho fatto questa precisazione. Cioè x è il modo con cui chiamiamo le cose. Va bene? Le incognite. Insomma, tutto sto coso per dire che prendiamo dove trovate y, riscrivete x. Ma non perché vogliamo fare le magie. Perché io questa scrittura qui la leggo. La funzione inversa di un numero è quella funzione. Questa particolare funzione inversa è quella che prende quel numero, gli sottrae 5 e fa diviso 3. Scusate, qua non c'è scritto la stessa cosa? Prende quel numero, vedete x, gli sottrae 5 e divide tutto per 3. Va bene? Quindi, insomma, quando si trova la funzione inversa, dopo che la si è trovata, perché che abbiamo detto? Dobbiamo esprimere la x in funzione di y. Ok? Altra cosa importante, esiste sempre la funzione inversa?
sempre, mo, lo scrivo alla latina, sempre la F alla meno 1, e vediamo, prendiamo F di x uguale x quadro più 1, va bene? Quindi y uguale x quadro più 1. Se esiste, che dobbiamo fare? Dobbiamo esprimere x in funzione di y, meno x quadro uguale meno y più 1, quindi ognuno, no? Poi io vado un attimino veloce, pensiamo, ho fatto, capito, questo trasporto, l'x quadro a primo membro diventa negativo, y al secondo diventa negativo. Poi rimoltiplichiamo tutto per meno 1 in maniera da avere lì positivo, e fin qua tutto tranquillo. Beh, x uguale più o meno radice di y meno 1, perché giusto un richiamo veloce. Se io ho x quadro uguale 9, non c'è solo x uguale radice di 9, no? Perché dice 3, lo è, benissimo. E meno 3 pure, va bene? Perché meno 3 al quadrato pure fa 9, come lo faceva 3. Ok? Quindi quando andiamo a trovare le radici, è x uguale più e meno radice di 3. Ok? Cioè quando abbiamo una cosa tipo il quadrato di un numero uguale ad A, questo sarà x uguale più o meno la radice di A, capite? Non solo il più radice. Quindi più o meno radice di y meno 1. Ma adesso vi chiedo, qua ripeto, l'insieme di partenza era così, poi stiamo prendendo un x qua. Adesso vedete che ci dice questa scrittura? Che lui ha trovato più radice di y meno 1, anzi mettiamo y ancora, scusate. Poi avremmo riaggiustato di y meno 1 è meno radice di y meno 1. È tutto tranquillo, ragazzi? Cioè, a questi y nel codominio ne corrispondono due nel nuovo codominio. Beh, direi che questa qui non è una funzione, vi ricordate? Sono proprio le primissime cose che dicemmo sulle relazioni quando poi parlammo delle funzioni. Ok? Quindi c'è il fatto che la nostra funzione inversa, in realtà, vedete, non è che non esiste, in realtà ne esisterebbero due. Ok? Su tutto R non ne esiste. Ok? Perché se noi effettivamente andassimo a prendere quel coso, dici, prendiamo solo da qua per dire R più e da qua R meno. Ok? Allora le cose andrebbero diverse, va bene? Poi notate un'altra cosa, pure la radice y, per esempio, già 0 non ci va bene, ok? Perché se qua era tutto r? Perché radice di 0 meno 1, insomma, stanno molti problemi su questa funzione. Quindi sostanzialmente quando o sta troppa roba o qualche valore ci dà fastidio, chiaramente diciamo che la funzione inversa di questa funzione non esiste. Va bene? Se non, poi ripeto, impareremo a restringere il dominio, come dire, beh, però se prendiamo solo i valori positivi, come dire, lì esiste. Ok? Quindi alla domanda iniziale da cui siamo partiti, esiste sempre la funzione inversa? Dobbiamo rispondere di no. Va bene? Ma vediamo pure che dice qui. Vabbè, qua fa due esempi di grafico, insomma. Infatti, vedete, y uguale x quadro, questa non è invertibile, che è come se noi scambiassimo gli assi, cioè l'asse delle ascisse diventa quello che prima era l'asse delle ore. Infatti il grafico di quella funzione, vedete, questa è la funzione di partenza, no? Questa qui. Il grafico di quella funzione diventerebbe questa, che non è una funzione, no? Perché ad un valore del dominio ne corrispondono 1 e 2, no? Quel più o meno radice che dicevamo prima. E quindi non è una funzione. Ok? Tranne che, insomma, non andiamo, ripeto, a distinguere cose particolari, insomma, ecco, non prendendo le y negative, insomma, allora prendiamo solo un tratto, quello che accennavo prima. Ok? Quindi anche qui giustamente sottolinea questo aspetto delle cose. Vabbè, qua fa vedere esattamente, insomma, un po' come si ricava la funzione inversa, come abbiamo detto noi, quindi ricavando la x in funzione di x. Poi quando siamo arrivati alla fine, vedete, qui la funzione inversa è venuta x uguale meno y più 3 tutto fratto 2. Come lo andiamo a scrivere?
Vedete, al posto di x ci rimettiamo, di y ci rimettiamo x, quindi meno x più 3 fratto 2 per le motivazioni che vi ho spiegato prima.